Una delle battaglie di Marcello Medao, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, era quella di collocare una recinzione alle mie spalle qui per il passaggio pedonale. Perché? Perché troppe volte Medao si sono verificati incidenti anche mortali. Sono verificati incidenti mortali, due mortali, uno ha perso una gamba, insomma davvero una situazione difficile per tutta la cittadinanza, ma soprattutto per i conducenti di linea che effettivamente svoltano, fanno questa manovra effettivamente prima non in sicurezza. Insomma, è una vittoria più che mia, di tutta la cittadinanza, a quale vorrei ringraziare l'assessore e anche gli uffici del comune. Era il 7 febbraio del 2020 quando Marcello Medao, allora consigliere in circoscrizione, fermava le persone in piazza Goldoni per sensibilizzarle riguardo il passaggio pedonale in oggetto. Troppe volte attraversato col semaforo rosso e talvolta teatro di brutti incidenti stradali. Sa che l'altro giorno è morta una signora qua perché ha fatto come ha fatto lei. E allora perché lo fa, signora? Ho capito, ma lei preferisce morire piuttosto di fare l'auto, signora. C'è già una mozione nostra di Fratelli d'Italia, passata tra l'altro in sesta commissione, stiamo aspettando poi che l'iter vada avanti, quello di spostare le strisce qualche metro più avanti e mettere le catenelle. Io penso che ora come ora sia l'unica soluzione possibile per salvare le vite. Da lì la richiesta di installare dei paletti così da costringere i pedoni a impegnare le strisce e perlomeno avere la visuale sull'arrivo o meno di un mezzo, altrimenti non visibile se l'attraversamento veniva lontano dalle zebrate. Dopo varie peripezie, finalmente l'installazione della delimitazione. La chicca, secondo Medao, sarebbe lo spostamento delle strisce, ma per ora il risultato è stato accolto con estremo favore. Sulla mozione, che ce l'ho qua, la richiesta è proprio questa, di mettere i paletti con le catenelle e spostare di qualche metro le strisce pedonali. Adesso vediamo cosa, se si farà o meno, insomma, però diciamo che sono già abbastanza soddisfatto così.